Ciao a tutti, eccomi nel nono episodio di Come costruire una città medievale e nella seconda parte di questa bellissima casa. Ok, e cala sempre con giù come un pirla. Ok, io direi di subito iniziare. Io intanto metto la lana qua dentro. Riempio questi buchi di lana e là dove ci saranno, io lascerò il buco, significa che ci serverà la finestra. E ok, ho finito qua. E adesso dobbiamo fare ancora il tetto. Non so quanto alto verrà sta roba. Boh, vedremo. Quasi messo giusto. Ok, appena finito le pareti del tetto e come sempre viene la notte. Ok, io intanto faccio il tetto.
La casa è, diciamo, completata all'incirca. Là ci sono le scale. E direi adesso di fare qui dentro un bel cammino qua. O un po' più, ma lo facciamo un po' più. Ma no, che poi lo facciamo così. Così. Una cosa del genere. Il cammino è finito, tranne di mettere un po' di rane tele per far sembrare il fumo. Così uno si vede come si già impusta. Ok, così si vede. Che bel cielo. Ok.
La casa è finita. Oh, ci sono i pipistrelli. Io direi. Ok, anche la stradina è finita, è finalmente arrivato anche il giorno. Ok, questo qua è il nostro capolavoro. Come vedo, c'è una città, spero che non ci disturberà. Ok, questo qua il falegname è anche con il deposito per la legna. Là c'è un camino, bello. Direi di fare ancora qua là, non raggiungere questo, di fare qua così. Dove si trovano la legna. Tagliarla la facciamo un po' più lunga. Ok, qua ci sarebbero i tronchi depositati. Sarebbe bello fare un paio qua, un paio di così, non troppo grandi. E io direi che per questo episodio è tutto. Questo è quello che abbiamo fatto. Vi faccio una vista tutta intorno. E per questo episodio è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!